Ciao a tutti amici, sono Erika e benvenuti in questo nuovo video su Nintendo Spooket. Dunque, ci sono un po' di update, perché ieri sono stata al cinema, al The Space di Alpignano, e quindi, come al solito, mi sono portata il Nintendo dietro per fare i contapassi e per sperare di incontrare qualcuno, sia per incontrare qualcuno su Nintendo che per incontrare altre persone. Dunque, ne ho incontrate ben 5 e andiamo sul diario, il giorno di ieri, e ho aspettato questo momento da ieri sera, ed eccolo qua, ho incontrato una persona, andiamo subito a vedere chi è. Oh, che schifo di regalo, ed è... Scusate se lo muovo, ma non voglio muovere la telecamera. Daniele, grazie del regalo, eh. Vabbè, incontriamolo al parco. E ha soltanto un cane. Facciamo l'incontro veloce con tutti i miei 3 animali e vediamo come si chiama il suo cane. Fiorella. È una femmina. Sono appeso. Ed è un cocker spagnolo inglese. 1908. Ok. Parecchi punti. Vediamo la mia Akari. Questi sono i punti di Akari. Perfetto. Vabbè, risultate gare le ha fatte tutte lei e ha tutti i comandi. Molto bene. Chiamiamo questo cane. Fanculo. Questo video verrà più lungo, purtroppo. Perché come vedete continua a bloccarsi. Porca c'è la miseriaccia. Muoversi almeno. Non so perché fa così. Volevo farvi vedere anche quanti mi ho accumulato in questo ultimo periodo. Vabbè, può capitare. Ok, incontriamolo di nuovo al parco con Akari. Questo video durerà parecchio e ci metterà ovviamente più tempo a caricarsi. Mi sa che lo vedrete stasera sul tardi. Richiamiamo il cane. Si vede che ha ricominciato da un po', da poco, per avere un solo cane. Glielo do solo adesso. Gli do questo. Molto bene. Direi di ritornare. Eccolo lì, Daniele. A casa. Scusate, ma sono sempre raffreddata in questo periodo. Ah, sono anche lerci. Accidenti. Comunque sono contenta di aver incontrato qualcuno ieri. È davvero tanto tempo che volevo incontrare qualcuno su Nintendo Spooket. Perché avevo sempre solo 8 incontri e ne volevo almeno un altro. Ne vorrei parecchi di incontri. Almeno 30, però soltanto a Luca Comics riuscirei ad avere così tanti incontri, almeno 10 incontri in un solo giorno. Ma è davvero difficile fare 20 incontri in un solo giorno. Veramente. Davvero impossibile, ma io non mi arrenderò mai.
Prima o poi riuscirò a fare più di 30 incontri in questo gioco. Ci riuscirò. Comunque volevo dire a Sarah Chan Lion Wolf che ho rifatto la map ed è pronta, quindi se la vuoi vedere c'è lì. Mi ero completamente dimenticata che i film e le serie TV non si devono fare, non si dovevano fare in questa Animash. Comunque il video di Zeta Nation lo lascio lì. Per chi non sapesse che cos'è questa serie, chi è Zeta Nation, è una serie sugli zombie, quindi un horror, dove c'è ovviamente la maggior parte delle persone morte, quindi i pochi sopravvissuti devono sopravvivere. E c'è in particolare il protagonista che è stato infettato da, diciamo, morto da 8 zombie, ma questo qui, ovvero Marcy, è sopravvissuto all'attacco di 8 zombie, quindi un gruppetto di persone devono scortare questa Marcy in California il più in fretta possibile per poter creare un vaccino e cercare di salvare l'umanità prima che sia troppo tardi. E mercoledì prossimo finalmente uscirà la terza stagione, cosa che io sto aspettando da settembre, perché ultimamente non so che cosa guardare. È vero, c'è Dragon Ball Super, però aspettare sempre ogni domenica che arriva per avere almeno 20 episodi devo aspettare più di 2 mesi, perché io mi guardo almeno 15 episodi al giorno, in un giorno solo. Ecco, se la serie mi piace la guardo senza problemi. Come Zeta Nation, per esempio, ragazzi, io l'ho vista in una sola settimana, e quindi mi sono vista in 2 settimane la prima e la seconda stagione. È davvero meravigliosa. Se volete capire che cos'è, andate a vedere il mio piccolo Animash sul canale, e se volete vederlo dovete per forza cercarla. Quasi 2 gigabyte di video, pazzesco. Dunque, mi ero dimenticata di farvi vedere i contapassi. Stupitevi. Sono tantissimi, vero? Un po' troppi. Non ve lo so dire perché io con le cifre giganti, avete già visto prima, faccio schifo. Mi spiace. No, andiamo a vedere il diario. Ecco qua. Sì, ho ancora la foto al mare, dovrò cambiarla prima o poi. Ho fatto finalmente 9 incontri, sono felicissima. Vabbè, ho cambiato idea di non fare... Ma sì, dai, anche se durerà tanto, chi se ne fotte? Ah, devo anche cambiare la protezione prima che sia troppo tardi. Il mio primo video che dura tantissimo. Ok, va bene. Iniziamo, poi ritorniamo a casa. Eccolo qui il gattino mio, Alia. Apparecchi punti. Ok, torniamo a casa. Andiamoci con Ziki. Sono piccolina. Io ultimamente sono giorni che tengo il Nintendo anche giorno e notte, perché voglio fare più contapassi il più in fretta possibile, e poi per avere
Il color, il guenzaglio blu e degli altri, delle altre versioni, non so proprio come fare. Purtroppo. Eccoli qui. Ho incontrato soltanto me il tipo. Vabbè. Purtroppo non posso fare foto, vedete? Il limite massimo di foto è stato raggiunto. Vabbè. Peccato. Andiamo a casa, Ricky. 10 minuti, quasi manca poco per 11 minuti, vabbè. Era da tanto che non facevo un video gigante su Nintendox. Dunque, noi ci salutiamo qui. Ah sì, ultimissima cosa e poi ci salutiamo. Io ho caricato un Animash, o se volete un crossover. In pratica ho fatto un video sull'arrivo del 2017. E chi vuole partecipare può farlo, basta che mi dice che parte vuole fare, io scriverò il nome sulla parte della persona in cui tipo io faccio la parte 4. Ho già messo il mio nome, per esempio, sulla descrizione. Chi vuole partecipare può farlo. L'opening rimane aperto fino al 28 di dicembre. Se riuscite a darmi tutte le parti entro il 30 di dicembre, perché il 30 di dicembre vorrei caricare la parte. Quindi spero che partecipiate. Le parti sono in tutto 7, però dato che ne faccio una io, avete 6 parti. Quindi spero che partecipate. Noi ci salutiamo qui perché il video sta durando anche fin troppo e votate, commentate, iscrivetevi al mio canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like per supportare i miei video. Ciao a tutti, ragazzi.